Iniziamo il nostro tutorial dal fondo della borsa. Io metto su 47 catenelle che hanno una misura di circa 31 centimetri. Lavoro il mio fondo iniziando dalla seconda, vedete, catenella dall'uncinetto, entro nell'anellino, vedete che c'è dietro in questa maniera qui, e lavoro una maglia bassa. E lavoro in questa maniera qui, vedete, qui ho le due asole, dietro ne ho uno, lavorando una maglia bassa in ogni punto. Quindi fino alla fine delle nostre catenelle lavoriamo una maglia bassa, prendendo, vedete, la solina dietro. Andate fino e proseguite fino alla fine della riga. Arrivati, vedete, alla fine della riga, giro il mio lavoro in questa maniera qui, senza fare nessuna catenella, e adesso lavoro il punto a maglia rasata. Quindi entro, guardate dove ho questo spazio, entro al centro così e lavoro una maglia bassa. Di nuovo, guardate, entro al centro qui e lavoro una maglia bassa. Quindi andiamo, guardate. Non entriamo come entreremo normalmente così, ma entriamo dove abbiamo, vedete, questa V capovolta, per così dire, al centro così, l'allarghiamo un po', entriamo e lavoriamo la nostra maglia bassa. Quindi proseguite lavorando, vedete, in ogni V al contrario, in questa maniera, fino alla fine della riga. Una volta, vedete, che abbiamo completato la nostra riga, una catenella. Giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare il punto a maglia rasata. Quindi io entro, guardate dove ho. Invece di entrare qui dove entriamo normalmente, entriamo dove c'è questa V capovolta, quindi al centro c'è il nodino e lavoriamo la maglia bassa. Di nuovo, guardate bene, io qui ho il punto, ma entro qui dove ho questo nodino e questa V capovolta. Allargo un pochino il punto, entro all'interno e lavoro la mia maglia bassa. Di nuovo, guardate, io ho lavorato qui, entro al centro della lavorazione così e lavoro la mia maglia bassa. E lavoro in questa maniera qui fino alla fine della riga. Quando arriviamo, vedete, alla fine della riga, l'ultimo punto dobbiamo fare più attenzione perché magari non lo vediamo bene, vedete, qui. Eccolo qui. Entriamo all'interno qui e lavoriamo ovviamente l'ultimo punto. In questa maniera qui, cercate di non saltarlo, altrimenti vi trovate un punto in meno. Ok? Adesso una catenella, giriamo di nuovo il nostro lavoro e andiamo a proseguire sempre alla stessa maniera. Dove abbiamo, vedete, questa lavorazione in questa maniera qui, entriamo sempre al centro. Io adesso ce l'ho qui, lavoro una maglia bassa. Il prossimo è questo, vedete, al centro, sempre al centro, quindi lavoreremo sempre alla stessa maniera. Entriamo nel punto. Lo allargate un po' così avete difficoltà ad entrare e lavoriamo la nostra maglia bassa. Quindi vedete, in ogni centro della lavorazione, questa V capovolta con il nodino, noi entriamo sempre qui al centro. Ovviamente entriamo sotto al nodino, quindi allargo la lavorazione, vedete, sotto al nodino entro e lavoro le mie maglie basse. Adesso io vado a proseguire per un tot di righe, quindi andiamo a proseguire per un tot di righe lavorando sempre alla stessa maniera, quindi entriamo sempre al centro così del nodino e lavoriamo la maglia bassa. Così vedete, vi faccio vedere un po' in più, perché poi dopo tutta la lavorazione sarà così. Quindi andate a proseguire. Io ho proseguito per un totale di 25 righe. Al lavoro terminato, il nostro fondo misurerà 34 centimetri per 14,5 circa. Queste saranno le mie misure. Adesso io ovviamente mi trovo su questo lato qui, devo andare a fare un giro tutto intorno al mio fondo. Quindi metto il segnino qui, così mi ricordo che devo ritornare qui e
e inizio a lavorare in ogni riga. Quindi io mi trovo, vedete, l'ultimo punto l'ho realizzato qui, entro di nuovo nello stesso punto per girare, quindi in questo ultimo punto avremo due maglie. Poi in ogni lato entro, vedete, lavoro delle maglie basse. Quindi ogni riga che ho realizzato avrà una maglia bassa. Qui ho un'altra riga, entro, maglia bassa. Ecco, vedete? Quindi lavoriamo in questa maniera qui fino ad arrivare all'angolo. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto lo lavoro e adesso devo iniziare a lavorare, vedete, sulla riga dove ho le mie maglie basse. Quindi entro nel primo, lavoro la prima maglia bassa e di nuovo ne lavoro un'altra. Quindi ogni volta nell'angolo lavoreremo due maglie per girare il nostro lavoro. E adesso non faccio altro che entrare in ogni punto, vedete, questi sono visibili ovviamente facilmente e lavoriamo in questa maniera. Quando arriviamo di nuovo da quest'altra parte nell'angolo, lavoriamo due maglie basse, giriamo il lavoro, di nuovo lavoriamo tutte maglie basse fino ad arrivare dove abbiamo il marcapunti. Quando arrivo, vedete, dove ho il marcapunti, lo tolgo, lavoro il mio ultimo punto basso, taglio il filo e con un ago vado a chiudere la lavorazione del mio fondo. Quindi qui abbiamo, vedete, il punto, entriamo in quello subito dopo in questa maniera qui, portiamo il filo sul davanti, entriamo al centro e prendiamo anche il nodino dietro così. Ed ecco che abbiamo completato la lavorazione. Ovviamente andiamo a nascondere all'interno del fondo il filo che poi andiamo a saldare con l'accendino. Lo swan, adesso vi faccio vedere, ha questa particolarità che si può saldare, vedete, con l'accendino. Così, insomma, non si muove più. A questo punto il nostro fondo è terminato. Ovviamente vi realizzerò anche la borsa completa. Vi saluto al prossimo tutorial.